Come è nata la tua passione? La passione per le corse l'ho sempre avuta da piccolino. La carriera è iniziata un po' per caso, perché prima ero uno sciatore. Tornando da una gara ho provato un kart di un mio amico e da lì è scoccato l'amore e non è più finito. Chi era il tuo idolo quando eri un ragazzino? Il mio primo idolo è stato Senna, sicuramente quello che mi ha lasciato più ricordi. A livello umano, secondo me è stato uno dei migliori. L'amore che la gente ha per lui è una cosa unica. La tua prima vittoria? La mia prima vittoria. A livello di macchine, 2003 nel campionato italiano, a Imola, col team Coloni. C'è un pilota con cui ti immedesimi o del quale vorresti seguire le orme? Ma immedesimo no, che comunque cerco di seguire il suo stile e la sua personalità, sì. Ce ne sono un paio come Zanardi e come Capello, che secondo me sono tutte e due persone molto profonde. Sono dei signori in pista e fuori. La corsa che ricordi con più piacere? Prima vittoria in GP2 Asia, a Dubai, è stata una bellissima soddisfazione. La prima gara di debutto con l'R18 Ultra a Spa, appunto, è stata una bellissima gara, sia in qualifica col secondo tempo, poi abbiamo finito sul podio, terzi. È stata una gara difficile perché comunque pioveva tanto all'inizio, poi si è asciugata, abbiamo avuto tutte le varie condizioni meteo, quindi è stato un bel risultato. E poi anche la prima gara di quest'anno con l'R8, col VRT nel Blank Pain. Siamo partiti 37esimi a Monza, sotto l'acqua, ho fatto la partenza e poi siamo finiti sul podio secondi, quindi è stata forse la rimonta più bella della mia carriera fino adesso, è stata una bellissima gara. E quella che invece vorresti cancellare dai ricordi? Ma di quelle ce ne sono tante, purtroppo, però in particolare dimenticherei volentieri la stagione 2004 che ho fatto nel Formula 3 europeo col team Vinzani. Quella lì è stata penso la stagione peggiore per me, dove ho avuto dei seri dubbi se continuare la mia carriera, no, perché dai risultati o comunque dalle prestazioni non mi sentivo all'altezza per varie ragioni e mi sono messo in dubbio e in discussione con me stesso, e però penso di aver rimosso completamente adesso. Nella tua carriera hai avuto un brutto incidente? L'incidente più grosso l'ho avuto a Barcellona nel 2008, l'ultima gara di World Series. Stavo lottando per la prima posizione, ero secondo, stavo passando il primo Aleshin, il russo, sul rettilineo del traguardo, dove c'è la torre segna numeri. Lui mi ha chiuso la prima volta, io mi sono infilato all'interno col muso, lui mi ha chiuso la seconda volta, ci siamo toccati e la macchina ha preso aria sotto. Ho fatto un backflip completo andando a schiantarmi sulla torretta dei numeri. Per fortuna non l'ho presa completamente, solo di striscio, perché sennò potevo far male lì. Poi sono finito sul muretto interno a fine pit lane. È stato un brutto incidente, però ci sta, nelle gare penso che sia normale. Possono anche crearsi delle amicizie vere tra piloti? Sì, assolutamente. Chiaramente la competizione lascia spazio poco al sentimento, comunque alle amicizie, perché comunque in pista siamo tutti avversari, chi più chi meno. Però penso che se uno ha rispetto dell'altro ci possono essere amicizie o comunque relazioni ottime con qualsiasi pilota. L'importante appunto secondo me in pista e fuori è il rispetto. Questo sta alla base di tutto. Come è nato il legame con Audi? Il legame con Audi è iniziato nel 2007, quando ero con l'RC Motorsport nel World Series, che oltre al campionato facevamo lo sviluppo dei motori Formula 3 Volkswagen, che dovevano prepararli per il Formula 3 europeo. Da lì ho fatto tutto l'anno appunto lo sviluppo, conoscendo i vari capi Nissan e anche i vari capi Audi, e a fine anno mi sono trovato nella lista dei piloti per il test DTM. Però lì non mi hanno preso, hanno preso Jarvis, che adesso è il mio compagno, ma ci siamo sempre tenuti in contatto da quel giorno. Dopo due anni, appena c'è stata la possibilità, c'è stato il contatto con Audi Italia. Poi nel 2010 ha fatto un ottimo campionato, finendo secondi nel campionato italiano con l'R8. Da lì ci hanno mandato a fare il provino con l'R15, è andato benissimo ed eccomi qua. Al debutto con la R18 Ultra sei andato sul podio. È stata una bellissima esperienza, un ottimo debutto. Sinceramente ero un po' preoccupato, soprattutto dalle condizioni meteo, che a Spa sono sempre abbastanza difficili. Ero un po' preoccupato, però poi è andato tutto per il verso giusto. Anche col traffico così mi sono trovato sempre, sempre bene. Il pit stop abbiamo perso qualcosina con la safety car, potevamo magari puntare al secondo posto, però per il debutto va benissimo così. L'importante è che Audi ha fatto un ottimo risultato generale. Se si dice 24 ore di Le Mans, qual è il primo pensiero?
Primo pensiero, gara unica, spettacolare, è una gara che vale tutta la carriera. Che risultato ti aspetti dalla 24 ore di Le Mans? Risultato non te lo dico, sono un po' scaramantico. No, però come al solito darò il massimo per puntare più in alto possibile. Siamo un gruppo, siamo una famiglia, quindi anche lì primo è il risultato generale del marchio e poi il risultato personale. Se ci saranno le condizioni o le possibilità, chiaramente puntare più in alto possibile è l'obiettivo.